Roma è pronta per accogliere la gioventù sportiva di tutto il mondo. In questo villaggio olimpico, un modello di razionale funzionalità, saranno ospitati 6.000 atleti. All'inaugurazione ufficiale erano presenti il ministro Tupini, l'avvocato Onesti e numerose personalità politiche e sportive. Il presidente dell'INCIS ha rilevato come al termine dei giochi il villaggio olimpico si trasformerà in un quartiere residenziale. Il ministro Togni ha detto che lo spirito di fratellanza universale è il motivo più nobile delle Olimpiadi. Il ministro Andreotti ha auspicato che le Olimpiadi costituiscano una decisiva tappa per il potenziamento di tutte le specialità sportive nel nostro paese. Il presidente del Consiglio Tambruni, dopo aver sottolineato l'aspetto sociale della grande realizzazione edilizia, ha esaltato i valori ideali ed umani dello sport dilettantistico, che sono gelosamente custoditi nei giochi olimpici.